should probably try to see him one last time. Sì. E che lo so, dopo... Perché yeah. Non mi vede, they never know, perché comunque un po' coso, siamo sempre noi, io mi sono un po' stupato perché sono andato. Sì, sì. Bit to the stories, no? Sì, fa un po' di queste cose qua. Sì, lo stesso giorno non ci dice niente. Buongiorno ragazzi e benvenuti ad un altro video. È sabato mattina, inizio con questi occhiali perché sono morto questa settimana. Direi che per la dieta è andata un 5 su 10, ovvero ho fatto troppi giorni, diciamo, in cui ho fatto low days, e poi ieri, che doveva essere un altro low day, avevamo fame, abbiamo fatto un high day, anche perché Sammy aveva high day, insomma non sta andando alla grande. Ma vabbè, oggi è sabato e oggi andiamo in palestra. Domani dobbiamo fare una piccola escursione con Sammy che vi farò vedere nel prossimo video. E oggi invece quindi sarà l'ultimo giorno in cui possiamo allenarci per bene qua a Lux e fare una buona seduta. Intanto mi sono fatto il caffè shakerato freddo, che potete fare tranquillamente tutti voi a casa, e ci ho messo 22 secondi e me lo bevo che è una bomba. Oggi aggiornamento a digiuno, quindi mi faccio il mio shake pre e intra workout con 25 grammi di queste Clear Whey al gusto tè alla pesca, e ci aggiungo soliti 5-7 grammi di L-citrullina nel mio shake. Ok ragazzi, stiamo andando in palestra. Oggi è un'altra giornatona pazzesca, sole assurdo. Incredibile il clima che abbiamo avuto a Lussemburgo le ultime 2 settimane. Ha fatto 2 settimane di sole assurdo, che record. Sì, record assurdo. Infatti noi sappiamo bene che questa secondo me è l'estate a Lussemburgo, e poi a luglio diventa inizia a piovere tutti i giorni. Comunque, con l'allenamento come sta andando? Sta andando bene, sto progredendo bene quasi in tutti gli esercizi, anche se sto in definizione, soprattutto sugli esercizi, diciamo, più importanti, principali. Provo sempre a fare almeno una ripetizione in più della volta precedente, ce la sto facendo. Sto seguendo comunque a rotazione quel full body ABC, e la cosa che è cambiata rispetto magari al passato è che mi sto allenando molto meno. Sto praticamente facendo un allenamento e un giorno di recupero, vero Sam? Mm-hmm. Tipo, sì. Cioè Sam si sta allenando più di me. Sì, sì. Prima volta. Sì, sì, sì. E lo sto facendo. Era successa la stessa cosa anche l'anno scorso, quando c'è il sole fuori. A me preferisco stare più tempo fuori, infatti vado a farmi tipo le passeggiate. Ho fatto 2-3 passeggiate ogni singolo giorno perché mi piace stare fuori all'aria aperta. E poi anche una cosa che, non lo so, con l'allenamento sto ascoltando molto il mio corpo, l'ho detto nell'ultimo video, mi piace come il punto in cui sto in questo momento, e quindi preferisco tipo allenarmi, recuperare, evitare di andare ogni singolo giorno in palestra, che poi mi sento che mi diventa un pochino un peso, mi diverto di meno e lo vedo molto come un lavoro. E non so se è successo ad alcuni di voi in passato, vi giuro, per me non è stato così per anni, tipo non vedevo l'ora e non aspettavo nient'altro che andare in palestra, letteralmente, quella era la cosa che avrei voluto fare sempre. Adesso in questa fase di definizione invece, per qualche motivo, non lo so, è così, e faccio 3-4 allenamenti a settimana e me li faccio andare bene, e penso che anche appunto avendo un pochino più di recupero, anche per quello sto riuscendo a progredire più rapidamente. Però la cosa inferiore, cioè la cosa, diciamo, la cosa contro, diciamo il con, è che comunque i muscoli sono meno pompati sempre, perché dopo che vai in palestra tipo 3-4-5 volte a settimana, anche 6 volte a settimana, tipo sei sempre abbastanza in pump tra virgolette, invece andando comunque uno sì uno no, uno sì uno no, boh, vedo che non è la stessa cosa, ecco, fisicamente, però sti cavoli. Cioè io è l'opposto, ti vedo molto più in pump che svenazzato. Grazie, ma penso, boh, io no. Andiamo a vedere questo. Ok ragazzi, allora primo esercizio di oggi, penso che faremo un po' un walkthrough usando entrambi le lenti, così che vi posso spiegare un pochino. Primo esercizio, facciamo petto, questa è la mia macchina di scelta, faccio questa incline chest press. Ho fatto 3 serie di avvicinamento, quindi aumentando piano piano il carico, e ora devo battere il mio PR dell'altra volta. Abbiamo 55 kg al lato, che non è poco su questa macchina, e mi sembra che l'altra volta, fammi controllare, l'altra volta ho fatto 55 kg per 9, uff. Proveremo a fare 10 rep oggi, anche se la vedo tosta. E in questo caso, tipo in passato, stavo facendo movimento fluido, quindi senza una pausa alla fine. Adesso, in realtà, da quando ho iniziato appunto questa fase di definizione, sarà perché
sento molti più dolorini, fastidi articolari, preferisco dico, fare la rep e riappoggiare completamente giù il peso e quindi ripartire quasi da zero, quindi utilizzare più tipo una brute force per tipo uscire dal movimento. E per ora la sto sentendo molto meglio in termini di forma d'esecuzione e non sento i dolorini tipo alle spalle o fastidi vari, perché è come se tipo risettassi sempre il setup. Comunque, dai, first set. Let's go. Left or turn right or look straight at the sun. My mind's gone in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began. Just start again. Oh, you won't see the light. Dai, ok, quella era tipo 9.75. No, però per come è questa macchina, tipo più vai avanti nella fase concentrica, quindi più mi avvicino qua e più tipo per come è tarata la macchina per la curva di tensione diventa tipo impossibile chiudere quell'ultima porzione del movimento. Quindi comunque io la conto come 10 rep e continuiamo con questa progressione qua su un rep. Dai, finisco facendo altri 4 serie abbassando il carico, quindi facendo una sorta di RPT, quindi reverse pyramid training, la piramide inversa, che è così che è semplicemente meno tassante a livello mentale ma anche a livello fisico dell'affaticamento. Abbasso il carico, faccio un po' più di rep e mo lavoro per il pump. Il sovraccarico abbiamo preso e mo un po' di pump. PR e in più mi sta venendo un buon pump. Dai, questa è la pasta di ieri che Sammy mi ha fatto mangiare la pasta con lui ieri. E ora secondo esercizio, partiamo da fare shoulder dumbbell press, quindi manubri, spinta verticale con manubri su panca. Qua è sempre un pochino tricky, Sammy continua a filmare, è sempre un pochino, l'ho messa qua, sì. È sempre un pochino tricky perché tipo per come funziona la mia spalla, per come si incastra, ho sempre un po' di difficoltà a trovare l'inclinazione giusta della panca, però vediamo, faccio 2-3 serie di riscaldamento in cui appunto provo anche a capire bene quale inclinazione sento meglio sul deltoide anteriore e poi iniziamo con i working sets. L'altra volta ho fatto 30 kg per 8 ripetizioni, quindi oggi proviamo a fare 9 ripetizioni, lo sento molto bene oggi, non so se ho azzeccato l'inclinazione o se sto un pochino slegando meglio le spalle e quindi sì, proviamo a fare 9 rep. Sono un pochino affaticato ovviamente perché abbiamo fatto la spinta per il petto, ma no excuses, let's get it. Sono contento che vedete le progressioni vere. Ho fatto 8 rep come l'altra volta. Potevo tipo sprecare tutta l'energia e provare il più possibile a fare la nona, ma boh, a questo punto non ha molto senso. Sì, preferisco mantenere una forma, diciamo, di esecuzione costante e conservare almeno un pochino di energia per il resto dell'allenamento. Comunque 8 rep mi sembravano ben controllate, abbastanza. Assolutamente, yeah. Non sto scendendo esageratamente perché appunto ho un po' di fastidi alle spalle o comunque ho avuto dei problemini in passato, quindi adesso sto molto più attento. E vabbè, adesso abbiamo altre 2 serie per prendere un pochino di pump. E così è come sto facendo. Prima serie, il nostro prossimo arco di progressione, poi più avanti, diciamo, per le serie successive riduciamo il carico e andiamo per fare un po' più di pump. E dai, prende quello stress metabolico. They say, be me, the beneath the bed before you go to sleep. Keep up, I shine. You'll surely get burned if you reach out and touch. My mind is a battle, I'm trying to hide it. Getting these voices inside to stay quiet. Going to the place where all this began. Until
siamo al terzo movimento e qua è dove veramente do tutto su quei primi tre movimenti e poi sono sfiancato, ma dobbiamo continuare. Ci abbiamo isolamento da fare, bicipiti, tricipiti e deltoide laterale. Si vede dalla fascia questo morto. Questa è la verità, questa è la verità, raga, spingetevi, alla fine quella secondo me è la cosa più importante da natural, soprattutto non con principiante, puoi stare tipo con un buffer all'inizio, anche intermedio, se vedi che stai continuando a progredire anche in termini di crescita muscolare, ma se sei intermedio, ti stai allenando da qualche anno, come me fino a poco tempo fa, e non ti stai veramente spingendo al limite, a cedimento e oltre, più esperienza hai e più ti serve probabilmente andare a cedimento per riuipveramente a massimizzare lo stimolo ipertrofico. E se tu, allenandoti in buffer, riesci ad ottenere i risultati sia di forza che di crescita muscolare, perfetto. Però io ho notato che ad esempio con me, in termini di crescita muscolare, non stavo più vedendo una netta crescita muscolare, bensì di forza continuavo a progredire, ma è come se i muscoli non crescevano. E allora da lì, invece di tenermi, diciamo, delle ripetizioni in canna, delle reps in the tanks, mi sto spingendo a cedimento, soprattutto sulle prime serie, cedimento e oltre con qualche parziale, e da lì mi sembra di star, almeno in quest'ultimo periodo di massa, di aver messo su un po' di massa muscolare, che adesso in definizione stiamo andando a togliere il grasso, quindi si vede, risulta meglio. E la cosa che mi fa, diciamo, divertente, ma non divertente allo stesso tempo, è che un sacco di gente che, vedendo, diciamo, solamente le mie serie e le thumbnail su YouTube, non sai quanti commenti mi hanno detto, ma hai fatto massa solo per un mese, cosa stai facendo? E in realtà io sto in surplus calorico da tipo ottobre, solo che su YouTube non abbiamo fatto una serie, quando siamo andati in America ho detto facciamo massa spinta e abbiamo mangiato tutto quello che volevamo con un surplus più alto, ma la fase di surplus calorico l'ho fatta da tipo mesi, era semplicemente che era un surplus molto molto minimo, e per YouTube, diciamo, con la serie abbiamo detto iniziamo la massa, perché per, diciamo, avere una, no? Non è che ho fatto un mese di massa in America, ecco, però solo per, ci tenevo a dirlo, perché ho visto molti commenti del genere, ma tu stai sempre facendo definizione, massa, massa per un mese e definizione per 11 mesi l'anno. Per quanto è vero che tendenzialmente sì, sto molto a mantenimento, molto in deficit calorico, non mi piace come mi vedo e come mi sento quando sono appesantito con tanto grasso eccetera, e per quanto è necessario da natural, se puoi massimizzare la tua crescita muscolare, massimizzare il tempo in cui stai in surplus calorico, non lo nego, però ognuno di noi deve, like, l'intero, ognuno di noi ha degli obiettivi e non è che dobbiamo diventare i più grossi e quindi stare in surplus calorico per 5 anni, tipo, mo dico Sammy, ma faremo un altro video con Sammy. Sammy è stato in un surplus calorico abbastanza alto per anni e tipo ora guardate quanta più fatica deve fare lui per togliere quel grasso, perché ci mette un sacco di mesi. Io preferisco invece, sia perché questo è il mio lavoro, sia perché mi devo vedere in foto, video, sia per come mi sento personalmente, che non mi interessa di massimizzare e diventare 10-15 kg più in più del mio peso attuale per riuscire a mettere 3-4 kg di massa muscolare. È una decisione personale, spero che anche voi riusciate veramente a ragionare con la vostra testa e non andare solo per sentito dire Dr. Israel dice che per massimizzare dobbiamo fare anni di surplus, allora tutti a diventare anni di surplus a mettere sul grasso in eccesso. No, raga, alla fine abbiamo iniziato il fitness non per essere più grossi in assoluto, non dobbiamo fare Mister Olympia, ma per sentirci bene, vederci meglio, migliorare la nostra composizione corporea. E quindi sì, like, io sono contento, raga. A volte, tipo, quando sono troppo ciccio, tipo, per quanto mi piace che sono, diciamo, spacco le magliette eccetera, quando mi vedo allo specchio adesso mi piaccio di più, e questa è la cosa importante. Vai, facciamo gli ultimi movimenti di isolamento and then we're out of here. Back at home, allenamento è andato figo, bene, una bomba, sono bello morto, bello distrutto e sinceramente, raga, non vedo l'ora di domani. Domani partiamo con Sammy, facciamo una mega escursione e saremo via
un paio di giorni, 2 o 3 giorni per fare il photoshoot delle maglie di Kaizen. Abbiamo la data di lancio, 29 maggio, e rilasceremo finalmente quella maglia che avete visto anche oggi, quella oversize, in nero e in bianco col colletto con la cucitura Kaizen, molto stile Palm Angels, però con un costo molto più, diciamo, molto meno proibitivo e molto più, e un pump cover perfetto, bellissima, 100% cotone, io mi metterei sempre e solo quella, è la mia maglietta preferita, quindi, e ne abbiamo pochi pezzi, se volete mi raccomando mettetevi in lista prioritaria. E quindi faremo domani il viaggio, prossimo video per voi, che lo filmerò, ci facciamo un'escursione lunghissima, ci metteremo un sacco veramente di ore, e però incontreremo anche per la prima volta una persona che, boh, secondo me è veramente un grande e non vedo l'ora di incontrarlo e vedere un po' se come sarà dal vivo, e fui, come dire, e fui hit it off e faremo il photoshoot appunto per Kaizen. Quindi sì, quelli sono gli updates, e quindi domani sarà una giornatona. Appena rientrato, raga, mi sa che mangio qualcosa, facciamoci un bel pasto post workout, anche perché non avendo fatto il pasto pre workout ma solo quelle proteine Clear Whey, devo mangiare. Finalmente ci siamo, ecco il piatto, pomodorini, tonno in scatola, ho sgocciolato, era quello sott'olio perché è più buono, però sgocciolo tutto l'olio. Poi questa pasta, che è una pasta stranissima, lo so che voi mi direte ma che schifo te stai a mangiare, però vi prometto che è buona e in più ha letteralmente un apporto calorico ridicolo, per 100 grammi sono 130 calorie, cioè la pasta normale è tipo almeno 2,80, alcune anche 3,50, non so se riuscite a vedere, comunque sì, questa è la pasta, pazzesca, parmigiano sopra, perché parmigiano col tonno è la cosa più buona del mondo, se non l'hai provata non mi dire che non è buona, perché quando la provi è buona. Poi ci ho buttato dentro un sacco di questi pomodorini, sia per micronutrienti ma soprattutto per fare volume, perché altrimenti è un piattino troppo piccolo, quindi uso la verdura, in questo caso i pomodorini, per dare volume. E poi accanto c'ho la mia amata Coca Zero. Ok raga, sto video ho parlato già abbastanza, quindi pensavo di finirlo qua, però prima di finirlo, l'altro giorno mi stavo a fare un giretto sul canale YouTube, che alla fine molti di voi, anzi sarei molto curioso, due domande se sei arrivato fin qua che mi piacerebbe sapere. Uno, sei studente o lavori? Perché mi farebbe piacere capire tipo l'age range e quindi di cosa posso parlare, e anche per connettermi di più con voi. Quindi quella è la prima cosa. Seconda cosa, da quanto tempo mi segui, se sei arrivato fin qua? Lascialo nei commenti, mi farebbe un sacco piacere, perché ad esempio io ieri mi stavo tipo rifacendo un giretto sul mio YouTube, la homepage, i video che ho fatto, perché alla fine, cioè, raga, abbiamo messo 487 video e sono qua da tipo, quando dice joined 11 December 2016, dal 2016, dal fine dicembre 2016, 12 milioni di views in totale, cioè assurdo, assurdo. E per quanto io penso abbiamo avuto il picco anni fa, quando stavo a Dubai, mi ha fatto ridere perché c'è praticamente una descrizione su YouTube, se andate sul mio profilo, che era quello che avevo scritto e non ho mai cambiato, è quello che ho scritto il primo giorno, ed era: ragazzi benvenuti, mi chiamo Giulio, sono uno studente di ingegneria meccanica appassionato di fitness. Ora sono un ingegnere, c'ho un master, però va bene. Con questo canale voglio portare due cose. La prima è la base scientifica ed empirica per sviluppare i muscoli e bruciare i grassi, che penso che è quello che ho fatto tantissimo, soprattutto inizialmente con i video informativi. La seconda è farvi vedere come il fitness possa arricchire ogni aspetto della vostra vita. In questo canale mi vedrete sintetizzare una nuova ricerca scientifica, ma anche vloggare, uscire a delle feste, serate, eventi, insomma, godermi la vita mentre miglioro il mio fisico. Credo fortemente in una vita bilanciata, vi farò vedere un po' della mia vita personale, di come trasformo il mio fisico mentre mi godo la vita. E questa era praticamente la descrizione che io ho lasciato nel profilo, appunto, nel 2016, quindi tipo 5-6 anni fa. E la cosa che mi piace, bella, è che alla fine, questa ammetti che è tipo la mia sorta di mission statement, no? La mia missione, il mio purpose, e effettivamente penso che è quello che stiamo ancora facendo 5-6 anni dopo, vlog e anche un pochino informativi, anche se meno del solito, ma arriveranno anche quelli a una certa, solo che sinceramente ho detto così tanto e le cose importanti ormai penso che si sono diffuse, che è la cosa ottima e lo sappiamo, e fare video troppo tecnici adesso, questo preciso momento, non mi interessa tantissimo, e sono piccole, diciamo, ottimizzazioni che possono aiutare, ma che le cose, diciamo, nel globale le ho dette. Però la seconda cosa che volevo soffermarmi, che era farvi vedere come il fitness possa arricchire ogni aspetto della vostra vita, quindi godermi la vita mentre migliora il mio fisico. E questo negli ultimi anni in realtà forse c'è stato molto poco da parte mia, nel senso che mi sono molto chiuso nel mondo bodybuilding, vedendo anche tutti i profili che seguo su Instagram eccetera, molto molto, diciamo, hardcore, no? Che ci può stare, e è una scelta, alcuni di noi lo fanno, alcuni anche in Italia lo fanno, però, raga, tipo, boh, mi è servito rileggermi questo e capire effettivamente che io avevo iniziato la palestra per godermi
la vita mentre migliora il mio fisico, e io voglio andare e tornare a quello, raga, e con i vlog vi farò vedere quello, cioè ci sta, io voglio sempre migliorarmi, migliorarmi fisicamente, ma appunto voglio farlo e farlo in modo che arricchisca la mia vita e non che detrae, o non che diventa così un'ossessione dove mi incanalo e devo competere, guardo solo i bodybuilder, eccetera, eccetera. Loro alla fine dei devote tutta la loro vita a quello, no? Alla rincorsa di migliorare, di competere, eccetera. Io pure voglio migliorare, Kaizen, keep improving, ce l'abbiamo scritto proprio là, però è quello, voglio anche godermi la vita e avevo iniziato il video con questo intento, quindi ci sta che cavolo di cane ho ritrovato e diretto questa descrizione perché mi fa ricordare da dove sono partito, mi fa anche capire che non è che sono proprio andato così fuori purpose, no? Fuori dalla mia missione dopo 5-6 anni. Quindi sì, questo è tutto, ti ringrazio di cuore se sei arrivato fin qua, un bacione. Un abbraccio, lasciaci un like, ti prego, che mi aiuta con l'algoritmo e fammi sapere qua sotto nei commenti. Come sempre, keep improving. Noi ci vediamo al prossimo video, anzi domani, che è fighissimo perché partiamo. Niente, sarà una figata. I prossimi due video sono una bomba. Dai, raga, peace out.